Buongiorno signore e signori e benvenuti agli eventi letterari del Monte Verità. Lasciatemi presentare, mi chiamo Laura Di Corcia, sono una giornalista e poeta e farò da fil rouge fra i vari eventi e incontri che comporranno l'edizione di quest'anno degli eventi letterari del Monte Verità. Sono molto contenta di ricoprire questo ruolo anche perché sono legata affettivamente a questa rassegna. Ho spesso seguito le giornate al Monte Verità, sia come giornalista che come poeta, invitata al Cenacolo del Monte Verità, una rassegna nella rassegna che permette ai giovani autori di seguire i vari incontri e di sviluppare delle riflessioni seguiti da un autore un po' più maturo. Nel mio caso era la poetessa svizzera Anna Ruscha. Quest'anno il tema dell'edizione è ispirato a un libro di Charles Dickens, Grandi Speranze, e direi che ne abbiamo proprio bisogno. E quale maggiore speranza che la capacità della metamorfosi? Di metamorfosi e piante parlano alcuni dei libri scritti dal filosofo Emanuele Coccia, che quest'anno abbiamo il piacere di ospitare, moderato dalla giornalista e divulgatrice scientifica Clara Caverzasio. Il titolo dell'incontro è Impariamo dalle piante. Mein Damen und Herren, guten Tag. Lassen Sie mich vorstellen. Ich bin Laura Di Corcia, ich bin Journalist und Dichterin und ich werde der Fil Rouge unter den verschiedenen Konferenzen sein. Ich bin sehr glücklich, diese Rolle zu haben, weil ich diese Tage besonders in meinem Herzen trage. Ich bin Ihnen oft als Journalistin und auch als Dichterin gefolgt und zum Cenacolo del Monte Verità eingeladen. Es ist eine Initiative für junge Autoren, die von einem anerkannten Autor geleitet wird. In meinem Fall war es Anna Ruscha. Dieses Jahr ist das Thema den Eventi von einem Buch von Charles Dickens, Große Erwartungen, inspiriert. Wir brauchen es, würde ich sagen. Welche größere Hoffnung auf die Fähigkeit zu Metamorphose? Die Bücher des Philosophen Emanuele Coccia sprechen in der Tat über Metamorphose und Pflanzen. Der Titel der Konferenz ist Lernen wir von Pflanzen, moderiert Clara Caverzasio, Wissenschaft, Journalistin. Hören Sie gut. Prima di chiamare Clara Caverzasio sul palco, vi ricordo che l'uscita è sulla destra, Ausgang am rechts. Buon ascolto. Buonasera, benvenuti, benvenuti a coloro che hanno voluto e potuto essere qui fisicamente, benvenuti anche a tutti coloro che sono collegati online e un benvenuto, devo dire, particolare, che faccio con grande piacere al nostro ospite di questo pomeriggio, che è Emanuele Coccia, che dovremmo vedere tra poco in collegamento. Eccolo. Benvenuto Emanuele Coccia, filosofo, docente alla scuola l'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, dove insegna anche non solo storia dell'ecologia, ma magari ci torneremo. Specialista, tra le altre cose, di Averroè e dell'averroismo medievale moderno, ha scritto molto anche di natura, è molto sensibile ai temi ambientali che tratta da par suo, cioè da filosofo, e se posso dire con una compartecipazione, una passione che rende anche i contenuti alti e finemente intellettuali molto godibili e di facile approccio. Penso al recentissimo Metamorphose, che è edito per ora solo in Francia e in Brasile e che verrà pubblicato a breve anche in italiano per Einaudi. Ma penso anche al bel volume La vita delle piante, metafisica della mescolanza, edito nel 2018 da Il Mulino. E proprio da questo libro vi leggo un primo brano con il quale introdurre, diciamo, uno dei temi portanti di questo nostro incontro. Abbiamo adorato dei antropomorfi e fatto per millenni degli animali l'oggetto del nostro culto. Eppure la forza cosmogonica più importante sul nostro pianeta sono le piante. Sono loro le nostre ultime divinità. Sono loro ad aver prodotto il mondo così come lo conosciamo e lo abitiamo.
sono loro a mantenerlo in vita. Attraverso la fotosintesi hanno permesso di cambiare lo statuto della materia che ricopre la crosta terrestre, trasformandola in centro di accumulazione dell'energia solare. E soprattutto hanno trasformato irreversibilmente la nostra atmosfera. Non illudiamoci. Lungi dall'essere un elemento qualunque del paesaggio terrestre, le piante cesellano e scolpiscono incessantemente il volto del nostro mondo. Direi che, Emanuele, è un'introduzione più che adeguata al tema del nostro incontro, che avviene in fondo nel segno di una grande speranza, no? Una speranza che fin dagli esordi del nostro vivere sul pianeta è tinta di verde. Non a caso noi usiamo l'espressione verde speranza, cioè se c'è verde c'è speranza, Emanuele. Partiamo da questa battuta, se vogliamo, per dare il là a questo nostro dialogo. Diciamo che le piante sono qualcosa ancora di più della speranza, nel senso che sono incarnando la condizione di possibilità dell'esistenza umana e animale nel nostro pianeta, sul nostro pianeta, in qualche modo sono una certezza più che una speranza, nel senso che grazie a loro il mondo è diventato, il mondo, la Terra, il pianeta terrestre è diventato respirabile, cioè abitabile in termini aerei, ma anche grazie alle piante, allo stesso meccanismo di fotosintesi che in fondo è stato possibile per la vita catturare una quantità necessaria o sufficiente di energia per poter passare da uno stato in cui in fondo la vita occupava una porzione minima del pianeta, a invece guadagnare di volume e trasformare il pianeta in qualcosa che è in fondo un teatro infinito di forme, di esistenze, di vite che hanno appunto la traiettoria più differente e disparata. Quindi direi che l'esistenza delle piante più che una speranza è una certezza assoluta. Certo, la speranza risiede più che altro nell'azione dell'uomo, che rende meno certa l'azione e la presenza delle piante, no? Ma di questo avremo modo di discuterne. Io direi intanto di capire meglio com'è questo mondo così ricco e affascinante delle piante, questo mondo vegetale che tanto ci sostiene, ma che forse ignoriamo o misconosciamo un po' troppo, e dal quale invece soprattutto in questo momento dovremmo imparare molte cose. Allora partiamo dal capire che cosa lo caratterizza rispetto per esempio agli animali, al di là della distinzione aristotelica tra mondo vegetale e mondo animale. Sì, dunque l'esistenza delle piante si caratterizza innanzitutto perché a differenza degli animali, ma anche dei funghi, della stragrande maggioranza degli esseri viventi sono organismi autotrofi, cioè sono organismi che non hanno bisogno di un altro vivente per potersi mantenere in vita. In termini più concreti, le piante riescono a sopravvivere grazie a, alimentandosi di luce solare, di anidride carbonica e di acqua e di qualche elemento come zolfo e potassio che catturano grazie a simbiosi micorriziche. Questo significa che appunto possono svilupparsi, costruire il proprio corpo, vivere senza, come il nostro caso e come il caso di tutti gli animali, dover integrare la vita che qualcuno ha già vissuto. E già questa è una differenza fondamentale o qualcosa che ci permette di capire meglio che cosa significa vivere per noi, ma che cosa significa vivere in generale. In qualche modo questa capacità di questa specie di autonomia rispetto al resto dei viventi, autonomia energetica, se volete, in realtà è un'autonomia parziale perché in fondo le piante non mangiano nessuno, ma sono mangiate da tutti, in qualche modo, o comunque forniscono energia a tutti, quindi già questo ci dimostra nemmeno l'interconnessione, qualcosa di molto più radicale e profondo, il fatto che in realtà non facciamo altro che vivere una vita che qualcun altro ha vissuto prima di noi. Quando mangiamo in realtà prima dobbiamo liberarci dall'idea che mangiare significa catturare solo energia,
non siamo capaci, appunto, come le piante, di catturare l'energia. Noi siamo sempre in cerca di vita altrui, e poi è poco importante che si tratti di vita vegetale o vita animale. Abbiamo sempre bisogno, in fondo, di supplire alla nostra vita con una vita che qualcun altro ha già vissuto prima di noi e che ha costruito per noi. Quindi in questo senso l'atto di alimentazione, piuttosto che scadere in queste forme, a mio avviso, un po' troppo rozze di distinzione mangio questo e non questo, dovrebbe essere risignificato, e bisognerebbe capire che ogni volta che mangiamo stiamo in fondo lasciandoci invadere da una vita altra che si reincarna nella nostra. D'altra parte, una cosa interessante, appunto, che l'autotrofia delle piante ci dice è che in realtà, appunto, la fonte di energia principale per le piante, ma per tutta la vita sulla Terra, è il sole. Le piante arrivano, appunto, a catturare la luce solare, a stoccarla sotto forma di legami chimici nella carne minerale del pianeta, e a renderla disponibile per tutti i viventi. E questa, in fondo, è una cosa, se ci pensiamo, molto particolare, molto curiosa, perché significa che in realtà ogni volta che mangiamo noi cerchiamo questa luce, che mangiare, appunto, è qualcosa di molto più spirituale di quello che immaginiamo, è la ricerca di questo, è la ricerca e il commercio di questa luce che passa di corpo in corpo, di specie in specie, di regno in regno. E per tirare tutte le conseguenze di questa evidenza che ci sembra, che noi banalizziamo, il fatto che tutta la vita sulla Terra si nutra grazie o a causa delle piante di luce solare, significa che in fondo la vita sulla Terra, su questo pianeta, è almeno per metà extraterrestre. Cioè, in realtà tutte le nostre azioni sono, come dire, rese possibili da una fonte di energia extraterrestre. Nel nostro sangue, nelle nostre vene, scorre, appunto, una forza che non appartiene a questo pianeta. In quanto tale, noi siamo a metà alieni, ma noi tutti, non solo, appunto, gli alberi, il dente di leone, il grano, i meli, i peri, i cinghiali, qualsiasi essere vivente, in realtà, o la quasi totalità degli esseri viventi, almeno quelli che vivono grazie, appunto, all'energia solare, sono alieni o sono veicoli di una forza aliena. E questo è curioso, se uno ci pensa. Certo. Sicuramente le caratteristiche del mondo vegetale poi sono molte altre, molto straordinarie, come tu illustri molto bene nel tuo libro. Ma io arriverei un po' al nocciolo della tua visione, cioè nel tuo libro La vita delle piante tu indaghi la questione del mondo a partire dalla vita delle piante, che scrivi sono i primi occhi che si sono posati e aperti sul mondo, prima ancora delle altre forme di vita. Ecco, in che modo possiamo partire dalle piante per indagare il mondo? Innanzitutto c'è un dato di fatto, che è quello a cui avevo già accennato, ma che è quello che si può leggere in qualsiasi manuale di botanica, persino quello che impariamo in realtà già alla scuola elementare, cioè che, appunto, in realtà l'osservazione del mondo o la cosmologia, come la si voglia chiamare, la dottrina del mondo deve partire dalle piante, perché i veri costruttori, i veri design, i veri ingegneri di questo mondo sono le piante, perché è grazie alle piante che, appunto, viene rilasciato ossigeno nell'atmosfera, e grazie alle piante, diciamo, batteri, insomma, gli organismi fotosintetici, e quindi l'atmosfera può mantenersi su questo sul tasso, appunto, di ossigeno del 20-22%, e grazie alle piante, appunto, che l'energia solare viene messa in circolo in una forma utilizzabile, e la vita può, come dire, in qualche modo, perché l'eterotrofia è questa, può usare se stessa per prolungare i propri gesti. E questo perché è importante? Questo significa che, quindi, ogni volta che vediamo una pianta vediamo in realtà non un contenuto del mondo, ma l'origine del mondo. È come se davanti a ogni albero noi dovessimo riconoscere una specie di Big Bang ravvicinato che ci fa capire, che ripete e ricorda come la Terra inizia. E questo è interessante, primo, perché significa che l'origine del mondo, appunto, non è solo qualcosa di distante
da noi in termini storici o spaziali, cioè come dire, non è qualcosa che l'origine del mondo sta in fondo in qualsiasi, nei nostri appartamenti o sotto casa o in qualsiasi porzione del mondo, perché le piante occupano quasi tutte le porzioni del mondo. E poi ci dice qualcosa di molto interessante, che in fondo abbiamo trascurato a causa del fatto che molto spesso nell'osservazione del mondo, nell'osservazione della vita, siamo, come dire, condizionati da un pregiudizio zoocentrico, cioè chiediamo sempre agli animali e quindi a noi stessi di spiegarci che cosa significa vivere, cosa significa la vita. Ecco, una prima cosa che per esempio le piante ci permettono di correggere a proposito della nostra immagine del mondo è che il mondo non è una realtà, come dire, preesistente a cui l'individuo dovrebbe adattarsi. Il mondo è sempre un artefatto. In fondo, se noi prendiamo alla lettera appunto questa prima evidenza scientifica che qualsiasi manuale botanica contiene, questa cosa significa appunto la fotosintesi, mostra che il mondo è prodotto da una serie di specie, ed è prodotto da una serie di specie per altre specie, non per noi necessariamente, e quindi in qualche modo quello che noi chiamiamo ambiente naturale non esiste, cioè non esiste, come dire, una realtà che sarebbe data in quanto tale e a cui noi dobbiamo adeguarci o che dobbiamo rispettare perché è qualcosa di non storico, eterno. No, la terra che abitiamo è un immenso artefatto, un immenso prodotto dell'attività e della vita di esseri che per cesellarlo, per modificarlo, per costruirlo non hanno nemmeno bisogno di mani, basta la loro esistenza per modificare radicalmente la realtà del pianeta. E quindi il rapporto, come dire, tra vivente e spazio, vivente, mondo, vivente terra, è sempre un rapporto attivo e tecnico, come dire, questo che vuol dire o da questo cosa consegue? Ne consegue prima che dovremmo abbandonare anche nei dibattiti importanti, politicamente militanti su quello che dobbiamo fare per evitare di morire molto presto, dobbiamo abbandonare appunto questa idea di questa idea appunto di ambiente naturale, ma questa idea anche di un mondo che sarebbe fatto per accoglierci. In realtà la Terra non è un luogo ospitale e non è uno spazio che era naturalmente deputato ad accogliere vita. La Terra può accogliere così tanta vita, può accogliere questa immensa quantità di viventi grazie al lavoro che da miliardi di anni gli stessi viventi fanno. In fondo, se voi tornate indietro a 4 miliardi e mezzo di anni, quando la Terra sembra, si è formata, all'inizio questo pianeta era un incubo, era un inferno, nessuno poteva abitarci, e l'evoluzione che ha avuto luogo non è un'evoluzione, meccanica o che era teleologicamente orientata al nostro arrivo, è un'evoluzione prodotta da scelte contingenti, arbitrarie e da operazioni di trasformazione, di design, se volete, planetario, prodotto anno dopo anno, generazione dopo generazione, da miliardi di specie. Quindi se dobbiamo rispettare questo pianeta è perché in realtà non ci appartiene, perché l'ha fatto qualcun altro e ci stiamo bene, e dovremmo quindi imparare a negoziare la coabitazione, la convivenza con questi altri ingegneri. Poi appunto questo dato, questa fondo che in realtà è piuttosto banale, dovrebbe anche permetterci di correggere tutta questa retorica, a mio avviso un po' sopra le righe sull'antropocene, sul cambiamento climatico, il problema non è che una specie cambi l'aspetto del pianeta. Il fatto che la vita abbia modificato radicalmente la realtà persino geologica del pianeta è una cosa che per esempio nella scienza si sa da almeno due secoli, da 220 anni, da quando
appunto Lamarck pubblicò le sue ricerche di idrogeologia, un testo bellissimo, molto poco letto purtroppo, di cui Lamarck si chiede ma qual è l'influenza dei viventi sulle realtà geologiche o idriche sulla Terra, e arriva alla conclusione che tutto sulla Terra, qualsiasi centimetro del pianeta, è in realtà il risultato di una modificazione legata alla presenza dei viventi, o è il cimitero, come dire, il corpo di viventi che si sono incorporati nel pianeta. Quindi, come dire, il problema non è non lasciare traccia, perché è impossibile non lasciare traccia. Noi siamo materialmente il corpo di Gaia, noi siamo la Terra che prende forma, che si è cucita addosso un vestito diverso per vivere diversamente da come strappando appunto energia solare e cercando di costruirsi un veicolo, un abitacolo diverso. Ed è ovvio che poi, come dire, esercitiamo un'influenza e produciamo una traccia. Il problema è non è non lasciare tracce, il problema è evitare di rendere inabitabile per noi specie umana, il pianeta. Certo. Quindi, perché il pianeta per riassumere, la questione è, in fondo, paradossalmente, le piante ci permettono di capire che il rapporto alla vita, il rapporto della vita o dei viventi al pianeta è sempre e solo un rapporto attivo di trasformazione tecnica dello spazio. Può suonare paradossale, però è così. Ecco, arriveremo più avanti a questo concetto importante di trasformazione continua. Io leggerei l'inizio del tuo libro, in cui tu scrivi a proposito delle piante. Ne parliamo appena e il loro nome ci sfugge. La filosofia le ha spesso trascurate per disprezzo più che per distrazione. Sono l'ornamento cosmico, l'accidente colorato e inessenziale che troneggia ai margini del campo cognitivo. Le metropoli contemporanee le considerano futili soprammobili della decorazione urbana. Un'osservazione abbastanza e giustamente critica. Ecco, il sottotitolo del tuo libro recita Metafisica della mescolanza, in cui fai cenno anche in questo inizio del tuo libro. Ci spieghi meglio cosa intendi per mescolanza? Mescolanza è questa, quindi l'idea del libro, l'idea anche poi nel libro successivo, è che in realtà in fondo non c'è distanza, non c'è nessuna distanza tra il nostro corpo e il corpo di mille altri viventi, o tra la nostra vita e la vita altrui. E in questo caso l'evidenza più in fondo più forte, o la prova più forte di questa mescolanza continua, in fondo è il respiro. Noi non ce ne accorgiamo perché è il gesto primordiale, quello che sta sotto qualsiasi gesto. Appunto, io sto parlando e sembra che non lo faccia, ma in realtà parlando sto continuando a respirare, dormendo, sognando, continuiamo a respirare. Quindi il respiro è un po', come dire, la forma trascendentale del nostro corpo, della nostra vita. E che cos'è il respiro, in fondo, al di là della definizione, come dire, chimico-metabolico? In fondo il respiro è un gesto molto paradossale, perché è il gesto attraverso cui il nostro corpo prende, cattura una porzione del mondo esterno e la trasforma, la domestica, la suefa, la trasforma nel proprio corpo, e viceversa, come dire, prende una porzione del proprio corpo e la trasforma in mobilio del mondo. Quindi il respiro è questa stranissima... questo stranissimo minuetto per cui l'oggetto diventa soggetto, il soggetto diventa oggetto, l'io diventa mondo, il mondo diventa io, e è l'evidenza che quando anche appunto mettiamo una barriera che è la pelle, in realtà i corpi viventi non cessano di, come dire, trasgredire questa barriera e di vivere, come dire, inglobando il mondo e soprattutto trasformando una parte di sé nel mondo. E questo, per esempio, ancora più evidente è nell'alimentazione. L'alimentazione è questo fatto straordinario e molto poco, come dire, su cui si riflette forse troppo poco, il fatto che noi siamo abituati, forse ne parleremo, non so, perché è un discorso un po' lungo, ma siamo abituati a pensare che la carne, il nostro corpo, sia... la prova assoluta di un'identità e di una inviolabilità. In realtà la nostra carne, il nostro corpo, è una specie di
immensa macelleria multispecifica in cui quotidianamente entrano appunto polli, maiali, buoi, pomodori, insalate, mele, pere. In realtà è un grande, appunto, è una grande storta alchemica in cui l'umanità, o persino, non so, l'emanuelità, la mia personalità, è il distillato o l'eco di tutti questi, di tutte queste specie che si incontrano almeno 2 o 3 volte al giorno, trasformandosi, reincarnandosi in me in qualche modo. Quindi in questo senso mescolanza, il vivente è sempre la vita è sempre legata a questa, a questo mettere assieme, per esempio, le specie, anche da, finisco con questo, anche da un punto di vista genetico, morfologico, abbiamo completamente, malinteso attorno appunto alla natura della genetica e anche alla natura dell'evoluzione. L'evoluzione è questa dottrina straordinaria che ci dice in realtà ogni specie è una metamorfosi di una specie che l'ha preceduta, e proprio per questo contiene, continua a contenere tracce di una vita, di quella vita passata. Quindi il nostro DNA è una specie di patchwork contiene tutte le vite che la vita ha dovuta, tutte le forme, le specie che la vita ha dovuta attraversare prima di arrivare a cucirsi questo aspetto. Ma basterebbe guardarsi allo specchio, in realtà, per arrivare a questa conclusione. In realtà, ogni volta che ci guardiamo allo specchio, vediamo un naso, una bocca, 2 occhi, delle orecchie, e non hanno nulla di umano questi organi. In realtà condividiamo questi organi con migliaia di altre specie. Cioè il nostro corpo ci dà accesso a una vita che non è umana, è multispecifica. Noi siamo uno zoo ambulante, perché la vita non è altro che questo strano, appunto, vestito di arlecchino che prende pezzi da una parte e li mette in un'altra. Il mio DNA è questo, è il fatto che io sono fatto di pezzi di mia madre, di pezzi di mio padre, di pezzi di mio nonno, di pezzi di mia nonna, e tutto è così fino a integrare in me pezzi di virus, pezzi di pesci. Sono un grande suc di identità passate e future, perché poi grazie alla riproduzione sessuale io farò partire dei miei tratti identitari in corpi diversissimi che probabilmente non si conosceranno mai. Certo. Questo è un po' al centro del tuo ultimo libro, Metamorfosi, e ci arriveremo tra poco. Tra l'altro, il brano che io volevo leggere era un altro, evidentemente, ed è questo. Le piante sono il brodo primordiale della terra che permette alla materia di diventare vita e alla vita di trasformarsi in materia grezza. Chiameremo atmosfera questa mescolanza radicale che fa coesistere ogni cosa in un medesimo luogo senza sacrificare forme né sostanze. Di questo ne hai parlato adesso. Il brano invece che io vi ho letto prima, che riguarda un'osservazione abbastanza cupa, no? Anche se realistica, sul modo in cui noi misconosciamo questo ruolo importante che hanno le piante, e diciamo un po' come è sotteso a tutto il suo libro, La Speranza, perché torniamo a questo concetto che è un po' il fil rouge di questa edizione degli eventi letterari, La Speranza, e anche il nostro futuro, risiede intanto nel riconoscere, quindi nel rispettare questo ruolo fondamentale delle piante, ma forse qualche motivo di speranza c'è, e caso vuole tra l'altro che questo nostro incontro avvenga di venerdì, come i Fridays for Future, movimento ispirato da Greta Thunberg, che ha mobilitato e mobilita migliaia di giovani in tutto il mondo a favore dell'ambiente. Quindi tra le speranze di questi tempi così incerti vi sono forse anche quelle rappresentate dai tanti giovani che, sull'esempio di Greta, stanno cercando di cambiare, riequilibrandolo, il nostro rapporto con l'ambiente, quindi anche con il mondo vegetale. Ecco, Emanuele Coccia come vede questi movimenti? Possiamo o dobbiamo riporre qualche speranza nei giovani? Allora, possiamo e dobbiamo riporre speranze innanzitutto nel mondo e nella vita, non solo nei giovani. La vita è necessariamente speranza. La vita non muore mai, quindi la morte è solo un'invenzione creata dalla vita per potersi rinnovare, quindi non... Uh,
la vita è speranza da questo punto di vista, ma la vita di qualsiasi corpo, non, come dire, distinguere dei portatori di speranza privilegiati rispetto agli altri è una posizione che è stata possibile, come dire, questa idea che i giovani siano lo spazio di speranza, i giovani nel senso non i bebè, perché allora sarebbe una considerazione di tipo biologico, ma i giovani nel senso delle generazioni nuove, il fatto che la nuova generazione porti il rinnovamento, è una cosa in fondo nata nel romanticismo, quindi 2 secoli fa, e che ha funzionato per 1000 ragioni, adesso non è inutile fare appunto una storia di questa idea, però è evidente che non è più così, è evidente per ragioni come dire, per ragioni quasi storico epocali, il tipo di cambiamento che abbiamo davanti a noi, cambiamento di ordine tecnologico, geopolitico e climatico, in fondo è come se fossimo tutti atterrati in un pianeta diverso, fa sì che primo, come dire, adesso il mondo ci è cambiato sotto i piedi, quindi non sono il rinnovamento non è portato dai giovani, il rinnovamento è davanti, è come se appunto fossimo tutti alieni su un pianeta diverso, che continuiamo a chiamare Terra, ma è un altro pianeta, e il problema è che continuiamo, come dire, a usare i saperi che abbiamo ereditato da chi ha abitato il pianeta Terra e che ora appunto non abitiamo più, e quindi in realtà il gesto da fare sarebbe di disfarsi o comunque correggere, modificare questi saperi e ricominciare a battezzare il mondo, fare un po' come Eva e Adamo, cioè dare i nomi a queste realtà che in realtà noi per primi vediamo, e liberarci anche dall'illusione che siano i giovani a dover far questo, primo perché il cambiamento è tale che non è solo una generazione a dover battezzare o capire che cosa è successo. I giovani mi sembra oggi siano i primi a rifiutarsi di avere questo ruolo, e poi di fatto, per esempio in termini anche di politici, sociali, sentimentali, non sarebbero nemmeno in grado di farcela. Questo riguardo alla questione delle generazioni. Io sono molto scettico e molto anzi contrario a questi discorsi che separano appunto le generazioni boomers, i millennials, la generazione YZ, eccetera. Mi sembra una forma di astrologia invertita molto rozza, perché poi si è trasformata da un discorso quasi messianico che dava alle generazioni il compito di trasformare in natura quello che era un elemento culturale. Era questa l'idea del romanticismo, che ogni generazione nuova che arrivava vedeva quella che per la generazione precedente era una forma di cultura come una natura, e quindi ricominciava il gesto di costruzione culturale. Il problema è che si è passati da un discorso di questo tipo a un discorso molto più quasi che fa della generazione la condivisione di un segreto che le altre generazioni non possono capire. Non so, per esempio, questa tendenza ad accusare i cinquantenni, i sessantenni dicendo ok boomers, è una cosa veramente terribile, ridicola e terribile, perché appunto è la pretesa della parte di qualcuno di avere accesso ad una verità a cui gli altri non avrebbero accesso per ragioni puramente astrologiche, cioè per il numero dei giri che la Terra avrebbe fatto attorno al Sole. Cioè, come dire, o una cosa è comprensibile oppure non lo è. Quindi da questo punto di vista direi che dovremmo immediatamente liberarci di queste, anche perché la nostra cultura è profondamente intergenerazionale. Tutto quello che facciamo, anche la cultura informatica che si pretenderebbe essere più giovane, è costruita da persone che non hanno la stessa età, e quindi non so se ha tanto senso parlare di generazioni, ma invece per ritornare all'inizio della domanda, cioè dobbiamo avere speranza in questi movimenti ecologici? Sì, sicuramente, in fondo l'ecologia oggi è l'unica istanza che può permettersi una vera forma di universalismo. Viviamo un momento di
estreme tensioni e di una guerra civile costante, planetaria, tra razze, generi, religioni, in cui ciascuna delle parti rivendica in qualche modo, non è più, come dire, ci siamo liberati da uno spazio, da una condizione planetaria in cui c'era forse una razza, un genere che dominava sulle altre, però non siamo passati ad un momento in cui in realtà, a giusta ragione, tutte le minoranze pretendono potere e in qualche modo esigono una forma di dominazione senza riuscire a trovare un accordo. L'ecologia è l'unica istanza di fronte alla quale, appunto, ciascuno riconosce che si tratta di un discorso che riguarda qualsiasi forma di vita, indifferentemente dal censo, dalla religione, dalla classe, dall'etnia, dalla nazione, eccetera. Quindi questa è già una chance enorme. Se c'è, come dire, una nuova forma di coscienza politica globale, perché non possiamo nemmeno tirarci indietro da questo, viene da lì. Poi però il problema è che si tratta di una scienza, di un sapere, di una serie ancora, come dire, eterogenea di istinti, saperi, pratiche, che per esempio non ha ancora fatto, come dire, un gesto quasi di riflessione sulla propria storia e non si è ancora liberata di molti pregiudizi che le impediscono in realtà di risolvere i problemi che si è posta. Per esempio, per rendere questo discorso un po' più concreto, uno dei paradossi assurdi, ridicoli dell'ecologia è l'ossessione con l'immaginario domestico, che è contenuto anche nel nome. Ecologia, appunto, viene dal greco e significa scienza della casa, è un nome inventato nel 1866 da un biologo tedesco, che ha semplicemente modificato un nome precedente, che era quello di economia della natura. Ecco, per ragioni diverse, non credo che abbiamo tempo di parlarne, però l'ecologia nasce come l'idea che tutte le specie tra di loro coabitano come secondo una forma di socialità che è quello dello spazio domestico, diciamo, tardantico o anche moderno. E questa idea, oltre ad essere un'idea, come dire, un po' strana, perché di fatto si proietta su tutte le forme di vita una socialità umana troppo umana e persino occidentale troppo occidentale. Curioso che invece di parlare di casa non si parli di piazza o di città o di souk, non so, perché si è scelto questa modalità che proprio in questi mesi capiamo essere un incubo, cioè, come dire, perché dire che tutti stanno a casa nel pianeta significa alla lettera dire che il pianeta Terra è un pianeta, da un punto di vista biologico-ecologico, in quarantena perpetua, ed è un incubo. Come dire, io sono appena rientrato in quarantena, spero davvero che le specie, come dire, non siano a casa sempre, che possano girare, muoversi in qualche modo. Quindi, per dire, questo era solo un esempio del fatto che in realtà per quanto è positivo il fatto che io insegno storia dell'ecologia a Sciences Po e appunto per un ventenne questo sia il problema politico e non sia più il problema del salario, il plusvalore, insomma, e tutto il gergo che ha in qualche modo formato agli anni 70, però è anche vero che mancano ancora forme di riflessione più mature. E l'altro forse grande problema dell'ecologia contemporanea e anche in parte di questi movimenti legati a Greta, che comunque è un punto di riferimento assoluto e non voglio in nessun modo criticarla, però c'è dalla parte dell'ecologia una specie di méfiance, di sospetto, di rapporto molto complicato con la teoria. Cioè c'è questa idea, che è un po' l'idea anche di tanti movimenti politici oggi, che in realtà la pratica sia sufficiente a se stessa, che è un'idea teologica astrattissima e ridicola, e che appunto per imporre un ordine ecologico nel mondo basti andare a strappare gli OGM nei campi,
Il che è ridicolo perché anche da un punto di vista storico, non so, i grandi sistemi di pensiero che poi sono diventati egemonici, almeno in Occidente, non so, il cristianesimo, il capitalismo, il socialismo, anche senza voler aderire o no a questi movimenti, però ciascuno di questi movimenti ha prodotto della teoria in forma di biblioteche intere, come dire, pensate alla teologia cristiana, quanto ha dovuto produrre di concetti, o anche al capitalismo, alla finanza, per potersi imporre. Ecco, l'ecologia non può, come dire, illudersi di imporsi sul mondo senza fare teoria. Quindi l'urgenza, a mio avviso, oggi è fare teoria, molto più che andare a strappare OGM nei campi. Teoria e riflessione anche epistemologica e filosofica, un po' come quella che fai nell'ultimo libro. Io arriverei proprio a questo, all'ultimo brano, perché ci abbiamo gli ultimi 10 minuti del nostro dialogo. Un brano che ci permette un po' di riassumere e di riprendere il discorso di quello che stavi dicendo tu. In realtà occorre un nuovo tipo di ecologia che evidentemente riguarda tutti, al di là delle generazioni, un concetto che secondo te è superato, è un concetto un po' romantico, superato perché, come dicevi prima, noi stessi siamo fatti di elementi che si mescolano al di là delle generazioni, a partire dal nostro DNA, che è un patchwork di sequenze che appartengono a mille altre specie. Io leggerei questo brano dal tuo ultimo libro, Metamorfosi. Questo è ciò che è il futuro, una forza per lo sviluppo e la riproduzione della vita che non ci appartiene, che non è proprietà esclusiva di un individuo e nemmeno comune e condivisa. È una potenza che galleggia sulla superficie di tutti gli altri corpi. Proprio perché è libera, questa forza circola da un corpo all'altro, è a disposizione di tutti, in grado di appropriarsi di ognuno di loro. Ma così come appropriarsi di un virus significa contaminarsi, trasformarsi, metamorfizzarsi, appropriarsi del futuro significa esporsi a un cambiamento irreparabile. Il futuro è la forza pura della metamorfosi, capace di esistere non solo come tendenza di un corpo individuale, ma come corpo autonomo, come il polline che vola nell'aria, una risorsa infinitamente appropriata. Il futuro è il fatto che la vita e la sua forza sono ovunque e non possono appartenere a nessuno di noi, né come individui, né come nazione, né come specie. Il futuro è una malattia che costringe gli individui e le popolazioni a trasformarsi. Una malattia che ci impedisce di pensare alla nostra identità come qualcosa di stabile, definitivo, reale. Il futuro, in fondo, è la malattia dell'eternità, un tumore a sé stante, più benigno, l'unico che ci rende felici. Non dobbiamo proteggerci da questa malattia, non abbiamo bisogno di vaccinarci contro di essa, non ce n'è bisogno. La nostra carne non smetterà mai di cambiare. Dobbiamo essere malati, molto malati, senza aver paura di morire. Siamo il futuro, viviamo in fretta, moriamo spesso. Ecco, in questo bellissimo brano, che tra l'altro è la conclusione di un brano molto più lungo che non abbiamo tempo di leggere per intero, è centrato proprio su questo concetto della trasformazione, della metamorfosi, no? Siamo tutti in continua metamorfosi e forse proprio questa coscienza di appartenere anche a una vita più grande, perché siamo tutti interconnessi, no? E di una vita che è iniziata altrove e probabilmente finirà altrove, ci porta probabilmente a un nuovo tipo di ecologia, una nuova sorta di ecologia di cui tu però dicevi manca ancora una riflessione seria, una teoria seria su questo tipo di ecologia che dovremmo cercare di sviluppare, un'ecologia che ci permetta anche di superare il nostro narcisismo di esseri umani. Sì, giusto una cosa vorrei specificare, sì. Che la pagina che hai letto, sì. Appunto è la fine di questo libro, sì. Che è una pagina che ho scritto credo 2 anni fa, molto prima di venire a conoscenza di questa pandemia, che altrimenti sembrerebbe una specie di reazione cinica al testo, un testo, sì, scritto parli di virus. Conclude il libro e l'idea, appunto, come spero si sia capito, è di prendere il virus come modello, metafora, immagine, per pensare, concetto per pensare il futuro. E il libro è uscito in Francia il giorno del primo lockdown a marzo,
E appunto io ho vissuto questa cosa come una specie di punizione, in qualche modo una nemesi, per aver osato la legge del contrappasso. Appunto, virus e futuro nello stesso modo. Però appunto per riprendere un po' quest'idea, cioè quello che dicevi, e in realtà per far capire, cioè secondo me appunto il punto fondamentale è davvero... Per evitare appunto ogni forma di cinismo, anche ogni forma di ridicolo, cioè che la speranza deve essere sempre seria e come dire, quasi tragica in qualche modo, io credo che l'evidenza più forte o la speranza più forte possa darcela il tipo di trasformazione o il tipo di metamorfosi che ciascuno di noi ha vissuto nella nascita. Nel libro c'è una parte, forse la parte più importante, almeno per me, una parte sulla nascita, che da un certo punto di vista è il grande tabù della cultura contemporanea, no? In fondo, se adesso chiedessi a ciascuno, appunto, delle persone presenti nel pubblico, anche a te, di elencarmi libri, poesie, come dire, film, opere d'arte che trattano sulla morte, appunto, faremo liste infinite. Se vi chiedo la stessa domanda sulla nascita, avremmo 3 o 4 cose, e questo è ovviamente legato a un fatto anche triviale, cioè che viviamo in una cultura comunque maschile, maschilista, costruita da maschi per maschi, e in fondo il maschio, come dire, il genere maschile in qualche modo come dire, un accesso meno evidente alla nascita, primo perché appunto non ha un corpo immediatamente capace o che comunque porta il nascituro su di sé, anche se poi partecipa alla nascita, e poi in qualche modo, per esempio, il genere maschile ha delle difficoltà a pensare alla nascita, perché pensare alla nascita significa, per esempio, dover ammettere che per almeno 9 mesi sia stata una creatura un po' queer, un po'... come dire, bisessuale, si era un corpo che era al tempo stesso maschio e femmina, quindi insomma bisogna rimettere in questione una serie di cose. Ma perché la nascita è importante? Primo perché, appunto, al di là del fatto che sia un tabù, perché la nascita ci dice una cosa incredibile, come dire, quasi inascoltabile, cioè che, cioè in fondo, cosa ci dice il fatto che ciascuno di noi per vivere, per venire al mondo, non ha dovuto, come dire, raccogliere materia intatta che nessuno aveva usato. No, io ho dovuto prendere il corpo di mia madre, ho dovuto prendere la vita, i geni, non solo di mia madre, di mia madre e di mio padre. Ho dovuto riciclare una vita che era già presente e metamorfizzarla, trasformarla in qualche modo. Questo è già qualcosa di straordinario in fondo. Cioè ciascuno di noi è la seconda volta di una vita, anzi di 2 vite che hanno già vissuto. È come se appunto ciascuno di noi fosse appunto una specie di della vita dei propri genitori 2.0, letteralmente. E poi ci dice un'altra cosa che è curiosa, ci dice che tra i viventi c'è una tale continuità che fa sì che, per esempio, la vita che scorre dentro di me è molto più antica del mio corpo. Cioè io ho 44 anni, ma in realtà la vita che sta dentro il mio corpo ha 44 anni più i 30 che mia madre aveva quando mi ha concepito. E però siccome mia madre anche è nata, quindi la vita, come dire, e sua madre anche è nata, eccetera, quindi la vita che ciascuno di noi veicola è antica quanto lo è la specie umana, e siccome la specie umana anche in fondo è nata per nascita, è nata per evoluzione, allora ciascuno di noi, come dire, veicola, porta con sé, dà nuova forma a una vita antichissima, una vita che è antica quanto lo è la vita sul pianeta. Noi siamo creature stranissime, assieme giovanissime e vecchissime. Ciascuno di noi è appunto una specie di archivio di miliardi di anni, e questo per esempio è già un elemento di enorme speranza. In realtà appunto questa vita antichissima è capace di ringiovanirsi e di, come dire, di continuare forma dopo forma, costruendosi nuove forme. Perché l'altro elemento della nascita, e chiudo qui, e che mi sembra proprio la cosa in assoluto che dà più speranza, è questa cosa qui, cioè che noi siamo ossessionati dall'invecchiamento, dalla morte, dall'entropia, leggiamo la vita in maniera assolutamente nichilista e ci dimentichiamo che certo i corpi invecchiano, certi corpi muoiono,
si disfanno, ma c'è una potenza che facciamo finta che non esiste, che è la potenza della nascita, che è letteralmente la potenza del ringiovanimento. In fondo, appunto, io parlo per esperienza indiretta perché non l'ho vissuta, però che cosa significa dar nascita a qualcuno? Significa che si è capace di riavvolgere anatomicamente, fisiologicamente e anche, come dire, da un punto di vista di esperienza storica, la propria vita fino al giorno zero e poi espellerla e dargli la possibilità di ricominciare da capo. E siccome l'abbiamo mischiata, ogni donna la mischia alla vita, al giorno zero di un'altra vita, questa vita non sarà sarà necessariamente diversa dalla propria. Ecco, questa capacità inouï, come si dice in italiano, straordinaria, impensabile, di ringiovanirsi costantemente, di ritornare indietro nel tempo e quindi di cancellare la storia, forse, ecco, questa cosa qui dovremmo veramente cominciare a averla più presente e a, come dire, anche liberarci di questo feticismo ossessivo per la nascita, perché in fondo quello che impariamo osservando un po' più attentamente la nascita, nel senso che la nostra vita viene d'altrove, è la vita di mia madre, la vita di mio padre, la vita di mio nonno e la vita appunto del primo organismo che stava su, è la stessa, non c'è stata, come dire, tra me e Luca non c'è una soluzione di continuità. Luca è last unique common ancestor, come dire, la finzione scientifica del primo vivente sulla Terra. Io sono quello stesso vivente che ha attraversato avventure io, ciascuno di voi in realtà, ciascuno di voi è quello stesso vivente che ha vissuto avventure straordinarie e che poi a un certo punto si è prodotto, si è costruito questa, la scocca che è il vostro corpo. Siamo questi e allo stesso modo la vita che, come dire, che è in voi non morirà con la morte del vostro corpo, è una cosa che continua, primo perché appunto ci sono i figli, ma poi perché anche quando moriamo comunque diventeremo il cibo di qualcun altro e quindi, certo, come dire, qualcun quindi altro vivrà grazie a noi, si reincarnerà nel nostro corpo. Sembra cinico in realtà questo in un momento in cui tutti muoiono, però credo sia importante focalizzarsi su questa continuità, su questa resistenza e su questa quasi indifferenza sovrana della vita. Questa malattia dell'eternità, come la chiami tu, no? Certo. Cioè, questa continua metamorfosi e questa continua simbiosi, una metamorfosi, una simbiosi che probabilmente le piante rappresentano da sempre in maniera straordinaria e forse in questa visione che tu proponi, no? del futuro, anche della speranza e anche di una nuova ecologia che ci porta un po' fuori dal nostro orticello, dal nostro individualismo, è una visione che le piante riescono da milioni e milioni e milioni di anni a mettere in campo continuamente. Forse un altro motivo di speranza è che in realtà proprio in questo momento ci sono alcune parole chiave che fanno parte di questa nuova visione che stanno emergendo, no? Proprio la simbiosi, la cooperazione, l'interazione pacifica dei viventi, cosa di cui le piante sono assolutamente maestre e io direi che possiamo concludere questo nostro incontro tornando alle piante, a quello che noi possiamo imparare dalle piante, no? Emanuele Coccia, in conclusione molto brevemente e chiudiamo il cerchio. E, sì, quello che in fondo dovremmo, io credo che quello che dovremmo imparare è imparare quello che abbiamo già imparato e dovremmo semplicemente radicalizzarlo, è questa coscienza, consapevolezza del fatto che il mondo è un'opera d'arte comune e interspecifica e che quindi non potremo mai costruirlo da solo, quindi abbiamo bisogno, come dire, di mille altre agenti, perché in fondo quello che abbiamo detto all'inizio sul fatto che le piante sono i costruttori del mondo potrebbe essere espresso con l'idea che le piante sono, come dire, che la terra è un giardino, ma le piante non sono gli elementi, il contenuto di questo giardino, sono i giardinieri, e che le piante ci insegnano che tutti gli esseri viventi sono degli architetti del paesaggio, sono dei giardinieri, e che noi stessi anche siamo dei giardinieri, e che per costruire il mondo abbiamo bisogno di cooperare con le migliaia di altre specie viventi che occupano e vivono
della stessa carne del pianeta che ci dà vita. Benissimo, io direi che con questo, con quest'ultima considerazione, con questo messaggio in fondo, no? che vogliamo lanciare sul modello delle piante, ma non solo, su un modello che si spera, un modello per un futuro migliore anche per tutti noi, direi che possiamo concludere questo incontro. Grazie mille a Emanuele Coccia, grazie molte, autore di La vita delle piante, la metafisica della mescolanza, edito dal Mulino, e di Metamorfosi, di prossima uscita presso Einaudi. Grazie.